Oggi faremo una ricettina invernale, pesto di cavolo nero. Ovviamente gli ingredienti sono cavolo nero, sale, parmigiano, olio, qualche griglio di noce e qualche mandorlina, che è facoltativa, io ce l'avevo. E quindi, allora si comincia togliendo le foglie dal cavolo nero e si mettono a cuocere. Parte tenera. I gambi si lasciano perché poi si usano anche quelli, patatina piccolissima per dargli cremosità. Può tagliare anche con le forbici. Poi questo dovrebbe bastare. Allora, si taglia a pezzettoni, tanto poi viene frullato, per cui. E si mette qua. Poi la patata, insomma, questa si mette a lessare e la si aspetta. Mentre si aspetta, si tagliano i gambi, pezzettini piccini, piccini, perché essendo più duri ci vuole più tempo, tagliandoli fini. Allora, intanto il cavolo è pronto, si spenge e ora si scola, almeno raffredda. Ecco pronti tutti gli ingredienti. Quindi si comincia. Il cavolo. Forse ne ho fatto un po' troppo. Il pesto. Le mandorle. I grilli di noce. Il sale, che me ne dimentico sempre. Il parmigiano, anche versato, pezzettini di patata, l'olio, e si comincia a frullare. Vabbè. Via via si raggiungono gli ingredienti, quindi un altro po' di cavolo nero, un'altra patata, un altro po' di parmigiano e via. Non ho dimenticato, si aggiungono anche i gambi. Via via si aggiunge il sale. Piccolo trucchettino: se dovesse essere un po' troppo sodo, aggiungete un pochino d'acqua di cottura del cavolo nero, pochina, perché sennò diventa troppo liquido.